Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti alla presentazione del corso di laurea magistrale di International Economics qui all'Università di Milano Bicocca. Vi diamo il benvenuto a questa presentazione in streaming. Oggi abbiamo la professoressa Pier Giovanna Natale, che è anche coordinatrice del corso di laurea, che vi presenterà le caratteristiche, ma anche il modo di poter quindi accedere al corso di laurea. Pier Giovanna, è tutto tuo il microfono, siamo tutti orecchi. Grazie mille Caterina, benvenuti a tutti. Io cercherò di illustrarvi le caratteristiche, appunto, come diceva Caterina, del corso in International Economics e sono qui anche e soprattutto per rispondere alle vostre domande. Partirò a mia volta da una domanda. E la domanda è perché scegliere International Economics? Allora, la mia risposta a questa domanda prende la forma di cercare di descrivere brevemente quello che noi ci proponiamo di fare in questo corso di studi. In questo corso di studi noi ci proponiamo di formare persone che sono capaci di riconoscere i problemi e formulare soluzioni. Questo esercizio, riconoscere problemi e formulare soluzioni, è un esercizio che ha caratteristiche particolari, di particolari complessità, in un mondo come il nostro, che cambia sempre più rapidamente. E perdonatemi una nota personale. Sono coordinatore di questo corso di studi da diversi anni e questo è il messaggio che consistentemente, coerentemente nel tempo, noi abbiamo sempre proposto e è sostanzialmente la nostra mission. Ma questa mattina, quando parlo di mondo che cambia, mi rendo conto che rispetto agli ultimi 2 anni, è cambiato e cambia non solo velocemente, ma anche in modo radicale, in modo completamente inatteso. Tutti noi sappiamo che le transizioni possono essere rapide o lente, ma contestualmente possono avere un'altra dimensione. Possono essere cambiamenti in continuità col passato o cambiamenti in rottura forte, radicale col passato. Negli ultimi 2 anni noi abbiamo assistito a cambiamenti, 2 anni, scusa, oramai guardo, come dire, penso già al marzo 2022, ma sicuramente nell'ultimo anno noi abbiamo assistito a cambiamenti che sono stati non solo rapidi, ma anche radicali. Bene, la nostra mission non cambia, ma quanto è accaduto in realtà aggiunge a quello che noi ci proponiamo di fare e vogliamo fare, e dove dico noi intendo la comunità delle persone, studenti e docenti di International Economics. Noi vogliamo appunto formare persone capaci di riconoscere i problemi e formulare soluzioni. Questa mission nasce da una riflessione condivisa qualche tempo fa con il responsabile delle risorse umane di una grande istituzione, il quarto gruppo bancario in Europa. E sostanzialmente questa persona ci faceva riflettere sul fatto che troppo spesso si risolve il problema sbagliato. Nelle organizzazioni complesse, nelle regioni complesse, ciò che bisogna fare è prima di tutto individuare quale sia il problema e comprendere il contesto nel quale il problema si pone. È soltanto a partire da questo, dalla individuazione del problema e dalla comprensione del contesto nel quale il problema deve essere risolto, che si può procedere ad individuare la soluzione. Ecco, quello che noi vogliamo fare è fornire agli studenti e alle persone che incontriamo sulla nostra strada, appunto, gli strumenti concettuali per
identificare i problemi correttamente, correttamente identificare il problema nel contesto nel quale si trova. E come facciamo questo? In che modo ci proponiamo di ottenere questa formazione? Beh, quello che noi facciamo è quello di offrire ai nostri studenti elevate capacità di analisi. Quello che distingue i nostri corsi, tutti i nostri insegnamenti, è proprio quello di puntare alla formazione di elevate capacità di analisi per contesti che sono caratterizzati, come noi sappiamo, da complessità. Ma non solo complessità in termini generici, complessità economiche, istituzionali e manageriali. Quindi con situazioni nelle quali queste tre diverse dimensioni di complessità interagiscono tra di loro per generare appunto il contesto nel quale ci si muove. Ci richiede soggetti con elevate capacità di analisi in contesti distinti da questi tipi di complessità. Sostanzialmente, grandi gruppi industriali e finanziari, società di consulenza, se guardiamo al settore privato. Se guardiamo all'ambito organizzativo istituzionale, banche centrali, organi internazionali, autorità di regolamentazione. E infine possiamo pensare, se guardiamo invece all'ambito più di analisi nel senso classico del termine, associazioni di categoria, istituti di ricerca pubblici e privati, la stampa economica e infine certamente l'università. Ecco, qui due brevi parole su questo grandi gruppi industriali e finanziari, società di consulenza. Premesso che, perdonatemi, lasciatemi passare una battuta, noi voi abbiamo grandi ambizioni e quindi grandi gruppi industriali e finanziari per noi va bene, questo può essere il mercato del lavoro al quale pensiamo. In generale, il percorso formativo al quale i nostri studenti si indirizzano, è un percorso formativo caratterizzato da possibilità di mercato in Italia e all'estero, possibilità di mercato in diverse parti del nostro paese e diverse parti d'Europa. E sinceramente, a distanza ormai di 5 anni dall'avvio di International Economics e quindi a distanza di 3 anni dai primi laureati, noi abbiamo riscontri che ci confermano che queste effettivamente sono le collocazioni professionali dei nostri laureati. Con questo abbiamo disegnato un corso di studi avendo in mente che c'era una domanda da parte dei settori privati di soggetti con le caratteristiche che vi ho descritto, elevate capacità di analisi. E questa nostra scommessa è stata ripagata. Perché? Perché effettivamente noi vediamo che i nostri laureati hanno posizioni nei contesti che noi abbiamo individuato. E posso aggiungere una cosa. I nostri laureati hanno occupazioni in questi contesti, non solo sulla base, diciamo, delle semplici o naturali ricerche occupazionali, no? Sostanzialmente i dati che ci fornisce Alma Laurea piuttosto che ci dicono che i nostri laureati vanno in questi contesti occupazionali, ma anche per esperienza diretta, nel senso che a me capita con una certa regolarità, anche nelle ultime 2 settimane mi è successo, di ricevere richieste dai responsabili del personale di società di consulenza piuttosto che di altri gruppi, che mi scrivono dicendo: abbiamo assunto un laureato in International Economics, assunto attraverso i canali ordinari, ha normalmente inviato il proprio curriculum, eccetera. Ne abbiamo molto apprezzato le caratteristiche e competenze. Potete per favore segnalarci altri laureati?
Quindi non solo, come dire, i nostri studenti trovano naturalmente, in modo spontaneo, collocazione presso questi tipi di società, ma una volta che si sono collocati, aprono una strada, nel senso che l'ufficio personale di queste società torna in bicocca a chiedere laureati con competenze analoghe a quelle che hanno assunto. Qual è il nostro approccio? Tornando, diciamo, a noi e non soltanto al mondo del lavoro, in che modo noi cerchiamo di formare queste elevate competenze di cui vi dicevo? Innanzitutto noi abbiamo scelto un oggetto di studio. Questo oggetto di studio è l'economia globale e i suoi protagonisti, che sono le imprese, le organizzazioni internazionali, i soggetti, le interazioni che noi osserviamo sui mercati caratterizzati appunto da grande apertura internazionale. Quindi abbiamo un oggetto complessivo. Tutti i nostri insegnamenti hanno in comune un oggetto, l'economia globale e i suoi protagonisti. E noi guardiamo a questo oggetto da una pluralità di prospettive. La prospettiva dell'economia politica, la prospettiva dell'economia aziendale, la prospettiva del diritto, la prospettiva della storia, e ci avvaliamo in questa riflessione di importanti analisi di tipo empirico-quantitativo. Quindi formiamo i nostri studenti anche e pesantemente all'uso di metodi quantitativi. Come potete capire, questa è la domanda che pongo qui, se queste prospettive siano alternative o complementari, è una domanda retorica. Per noi la risposta è che queste prospettive sono strettamente complementari. E la complementarietà, voi la leggete con chiarezza guardando il piano degli studi. Gli studenti del primo anno affrontano, ve lo dico molto rapidamente, i seguenti insegnamenti. Partono da un corso di matematica e programmazione, indispensabile perché quello è il linguaggio comune a tutti gli insegnamenti che seguiranno. Hanno poi un corso di macroeconomia, Global Macroeconomics, e un corso di microeconomia dei mercati globali, Microeconomics of Global Markets. Un corso di storia della globalizzazione, un corso di econometria, un corso di economia dei mercati finanziari. Vedete tutti questi temi che entrano direttamente già nel primo anno. Quando passiamo al secondo anno, questa complementarietà si rafforza perché abbiamo un insegnamento da 10 crediti di diritto. Abbiamo insegnamenti che al loro interno combinano queste prospettive. Abbiamo un insegnamento di studi europei che è composto da un modulo di economia dell'integrazione europea e un modulo di storia dell'integrazione europea. Perché siamo profondamente convinti che non possiamo ragionare di economia dell'integrazione europea senza avere un'idea chiara delle determinanti storiche del processo di integrazione europea. Così come nel primo anno abbiamo un corso di economia della globalizzazione, perché pensiamo che si possa ragionare in termini di macroeconomia globale, di microeconomia globale, solo avendo un'idea chiara dei fatti della globalizzazione. Quindi, come dire, noi crediamo molto in questa complementarietà e l'abbiamo intessuta nel nostro corso di studi e nei nostri insegnamenti. Inoltre, un elemento che ci caratterizza e nel quale crediamo profondamente è che una formazione universitaria non sia fatta soltanto di insegnamenti, ma sia fatta anche, se non con altrettanta peso e importanza, da esperienze. Che cosa intendiamo per esperienze? Innanzitutto incontri con esperti. International Economics si caratterizza per
offrire ai propri studenti almeno 2 volte l'anno la possibilità di un seminario, un incontro con persone che offrono una riflessione su aspetti economici rilevanti del loro corso di studi. Vi do soltanto, come dire, delle rapide indicazioni. L'anno di pandemia ha avuto delle conseguenze anche per noi, perché questi incontri, che erano tipicamente incontri in presenza, hanno dovuto essere svolti in remoto, ma nel limite del possibile abbiamo cercato di svolgerli comunque. Per cui l'anno scorso, esattamente di questi tempi, il 10 maggio in remoto, abbiamo avuto ospite per tutti gli studenti di International Economics, Jorge Padilla, che è uno dei principali esperti europei di politiche per la tutela della concorrenza, antitrust, che ci ha parlato delle sfide delle politiche per la tutela della concorrenza in presenza di piattaforme, mercati elettronici, come possono essere appunto Amazon piuttosto che altri mercati elettronici. A ottobre del 2019 avevamo avuto ospite Francesco Papadia, che è stato il responsabile delle operazioni di mercato aperto della Banca Centrale Europea tra il 2007 e il 2011. E vi lascio immaginare cosa vuole dire essere stati responsabile delle operazioni di mercato aperto della Banca Centrale Europea nel pieno della grande crisi, prima finanziaria e poi dell'euro. A maggio del 2019, Anton Muscatelli, che è il rettore dell'Università di Glasgow, è stato invitato a parlarci di Brexit, ma è stato invitato a parlarci di Brexit non in qualità di rettore dell'Università di Glasgow, bensì in qualità di responsabile dell'unità di riflessione, diciamo, non chiamiamolo unità di crisi, del governo scozzese in materia di Brexit. Quindi è stato chiamato a parlarci nel suo ruolo di consigliere del policy makers. E così potrei andare indietro nel tempo, fino ad arrivare al corso di studi che avevamo prima di International Economics, di cui International Economics, diciamo, è l'offspring, lo sviluppo naturale, che era chiamato Scienza dell'economia. Noi, Scienza dell'economia è molto più antico di International Economics, ma anche a Scienza dell'economia avevamo questo tipo di incontri. Io ricordo ancora con grande interesse e piacere quando abbiamo invitato un esperto del Fondo Monetario Internazionale a parlarci dell'incremento dei prezzi drammatico delle materie prime alimentari che pochi mesi dopo diede vita alle primavere arabe. E quindi questo per tracciare una linea che vi dice come nel tempo questa partecipazione degli esperti al nostro corso di studi per noi è un elemento fondamentale. Altri elementi, altre esperienze che noi consideriamo importantissime per i nostri studenti sono la possibilità di studiare all'estero. E noi abbiamo come tutti i corsi di studio, come tutti gli atenei, un programma Erasmus e come bicocca in particolare, e qui mi collego all'ultimo punto, scrivere la tesi, bicocca ha anche una caratteristica particolare, finanzia la possibilità per gli studenti di scrivere la tesi all'estero. E diversi studenti di International Economics hanno colto questa opportunità. Questa opportunità nel nostro caso si struttura in un modo molto efficace. Perché? Perché i docenti di International Economics mettono a disposizione dei loro studenti di tesi i rapporti scientifici internazionali che hanno. Per cui non è raro che gli studenti di Inteco vadano a scrivere la tesi per una parte
con i coautori dei loro docenti in bicocca. Attenzione, scrivere la tesi all'estero non è un fine in sé. Scrivere la tesi all'estero nasce dentro un progetto di tesi. Se io so, se ho un particolare progetto di tesi e il mio relatore di tesi in bicocca mi dice: ok, guarda, c'è quest'altra persona che è un esperto di questo tema e ti accoglie volentieri per 2 o 3 mesi. Bicocca contribuisce attraverso un bando competitivo alle coperture delle spese per queste attività all'estero. Qualcuno starà pensando: ma studiare all'estero, Erasmus, ancora si potrà, si può, sì, no? Perché certamente, come dire, se un Ateneo ha un ampio programma Erasmus, questo è un plus. È un plus però nella misura in cui è possibile cogliere questa opportunità. Ecco, io qui vorrei sottolineare un aspetto proprio dall'esperienza di questo ultimo anno. Alcuni dei nostri studenti hanno potuto recarsi nel paese straniero, altri non hanno potuto recarsi nel paese straniero perché le condizioni non lo permettevano e le norme non lo permettevano, ma hanno potuto seguire le lezioni nell'università straniera online e fare gli esami online. Ecco, questi studenti mi riportano di essere estremamente soddisfatti dell'esperienza che hanno fatto. E riflettendoci un attimo, è una cosa che ha senso. Io ho già avuto modo di dirlo in altre occasioni e mi sento qui di ripeterlo e di dirvelo per quello che riguarda Inteco, ma per quello che riguarda il vostro futuro, le scelte in questo senso. Valorizzate comunque gli atenei che vi danno la possibilità di studiare all'estero in qualsiasi forma. Perché studiare all'estero è qualcosa che si può fare soltanto attraverso un'università. Visitare un paese estero, passare anche un lungo periodo in un paese estero, come normalmente si faceva in passato con Erasmus, sarà sempre possibile. E lo potrete fare su base individuale. Entrare in contatto con un'istituzione di formazione straniera. Ampliare il vostro bagaglio di esperienze accademiche e professionali attraverso Erasmus per motivi di studio, Erasmus stage, è qualcosa che potete fare soltanto attraverso l'università, sia in modalità remoto che sia in modalità presenza. Il plus di Erasmus non è andare, il plus di Erasmus è studiare e questo lo si può fare anche in modalità remoto. Certamente cercheremo di fare in presenza tutto quello che si potrà fare in presenza. E per l'anno prossimo, gli studenti iscritti quest'anno a International Economics, 20 di loro stanno programmando la partenza per l'estero. Se potranno partire, partiranno certamente. Se per un qualche motivo non sarà possibile, comunque avranno l'opportunità di vivere l'esperienza accademica. 20 su 63 iscritti. Quindi capite? Tanti. Ecco, sarà ancora così. Sì, sarà ancora così. Forse in condizioni mutate, ma il senso ultimo, avere e condividere esperienze nella comunità di International Economics è qualcosa che noi continueremo a proporre e a mantenere vivo. Perché è un corso in inglese? Molte volte, quando chiedo agli studenti perché International Economics, la prima risposta è perché in inglese. Ma sappiamo che questa è una risposta d'impulso, perché se io chiedessi alla stessa persona, ma se ti offrissi un corso di fisica in inglese, lo sceglieresti perché in inglese? E qui la risposta è sicuramente no. Ciascuno di noi sa che sceglie un corso di laurea, e ormai in inglese ne vengono insegnati tanti, non perché è in inglese, ma per le caratteristiche intrinseche del corso. E detto questo, perché a loro offrirlo in inglese? E noi siamo stati tra i primi in bicocca, se non forse addirittura il primo corso
in lingua inglese in bicocca. No, ecco, ci ha preceduto Marine Science, però nell'ambito delle discipline economiche, delle discipline giuridiche, eccetera, noi sicuramente siamo stati i primi. Beh, perché offrire un corso, perché studiare in inglese permette alle persone di accedere a due diverse culture e, se volete, formare due diverse identità. Questa, ad esempio, è stata la mia esperienza. La mia esperienza è stata che io mi sono laureata in Italia e poi ho fatto un master in un'università straniera. Nell'anno del master e poi nell'anno del dottorato, sempre in questa università straniera, ho imparato un diverso modo di guardare ai medesimi oggetti, ok? Nel mio caso, ai temi economici. Un approccio culturalmente diverso. Ed è quello che noi ci proponiamo qui con questo corso di studi. Non solo un mezzo di istruzione in una lingua diversa, ma dare la possibilità alle persone di accedere in prima battuta, in prima mano, a una letteratura che altrimenti dovrebbe essere mediata dalle traduzioni. E in tutto questo consentire una formazione più avanzata. Una formazione più avanzata che si traduce poi in una maggiore professionalità. Criteri di ammissione. Allora, l'ammissione a International Economics è condizionata al possesso di una certificazione di conoscenza della lingua inglese e al superamento di un colloquio. Sono esonerati dal colloquio i laureati delle classi triennali nelle scienze economiche e economiche aziendali con voto 110 su 110. Qui ho omesso di dire entro luglio del 2021. Quindi se ti laurei entro luglio, sei con questa votazione in una delle classi di laurea indicate, sei ammesso senza dover fare il colloquio. Se ti laurei a settembre, devi invece fare il colloquio. Questo per la semplice ragione che le ammissioni devono essere chiuse entro il 20 settembre e tipicamente le lauree di settembre sono successive alla data di chiusura dell'ammissione. Perché noi chiediamo una certificazione di lingua? Noi chiediamo una certificazione di lingua, voi trovate sul sito dell'Ateneo tutto l'elenco delle certificazioni ammesse per l'ammissione International Economics, perché vogliamo disporre per tutti i candidati di una valutazione uniforme. Molte persone mi dicono: io ho superato l'esame di inglese nel mio Ateneo che equivaleva a un B2. È sufficiente quello o ho bisogno della certificazione? Atenei diversi hanno criteri diversi, docenti diversi in atenei diversi possono avere criteri diversi. Il voto conseguito in un esame di lingua va normalmente da 18 a 30 e c'è una differenza importante tra una valutazione di 18 e una valutazione di 30. I test di lingua sono tutti tra di loro comparabili e sono esplicitate le competenze nelle diverse dimensioni che noi richiediamo, listening, reading, writing and speaking, in modo che noi possiamo renderci conto anche di come sotto queste quattro diverse dimensioni, che sono tutte necessarie per affrontare e superare con successo gli esami, gli studenti sono collocati. Ancora due parole sulla certificazione di lingua. Noi sappiamo che le certificazioni di lingua hanno una scadenza, normalmente durano 2 anni, okay? Queste non possono essere esibite soltanto nei 2 anni successivi al conseguimento. Noi non richiediamo di esibire certificazioni che siano state conseguite nei precedenti 24 mesi. Ci vanno bene anche certificazioni più vecchie. Okay? Perché? Perché sappiamo che queste certificazioni sono molto costose da conseguire e ci attendiamo, speriamo che non ci sia stata un'eccessiva decadenza,
delle competenze nel periodo intercorso. Certo, io non posso accettare una certificazione di lingua conseguita al primo o al secondo anno della scuola superiore, però posso tranquillamente accettare una co-certificazione di lingua, scusate, ritenere valida, nel senso valida ai fini della valutazione del candidato, una certificazione di lingua conseguita quando la persona aveva 15 anni rispetto a una certificazione di lingua conseguita quando la persona aveva 20, 21, 22 anni, cioè nel corso, ad esempio, del percorso triennale o nell'ultimo anno del liceo. Ok? Seconda cosa, noi non richiediamo un requisito minimo, non diciamo devi avere almeno un B2, devi avere almeno un C1. No, perché? Perché la valutazione delle competenze linguistiche entrano nella valutazione complessiva del candidato. E io su questo voglio poter lasciare al comitato, alla commissione che valuta le ammissioni, se volete, mano libera, tra virgolette. Perché? Perché la mia esperienza in passato è stata la seguente: quando io indico una competenza minima di lingua, normalmente ciascuno di noi pensa che il possesso di quella competenza minima è il passaporto per entrare, ma non lo è. Perché? Perché l'inglese non è l'elemento distintivo di questo corso di studi. L'elemento distintivo di questo corso di studi è la sua caratterizzazione per le dimensioni che vi dicevo prima. Okay? E quindi io non voglio generare nelle persone la falsa aspettativa di dire ho un B2, ho un C1 e quindi questo sono in condizione di entrare. No, le competenze linguistiche sono una condizione necessaria ma non sufficiente. Al punto in cui anche un'elevatissima competenza linguistica non è condizione che mi permetterà di entrare. Il colloquio è un normale colloquio tra persone, nel senso del termine, dell'interpretazione usuale del termine colloquio, è un momento nel quale ci incontriamo, riflettiamo sul percorso che la persona ha svolto, riflettiamo su quello che International Economics offre e cerchiamo di capire se International Economics e ciascuno di voi formano quello che io dico un match destinato a funzionare, se saremo insieme una coppia destinata a funzionare, cioè se International Economics è quello che va bene per voi e se voi siete quello che va bene per International Economics. Riflettiamo sul percorso di studi triennale, cerchiamo di capire i vostri interessi e cerchiamo di capire se International Economics è quello che voi veramente volete. A me piace pensare al colloquio come a un momento di orientamento. Non a caso i colloqui International Economics sono già aperti. Noi apriamo le iscrizioni ad aprile, abbiamo fatto i primi colloqui il 7 maggio, ne faremo il 7 giugno, il 7 luglio, il 23 luglio e poi di nuovo a settembre. Apriamo così presto perché sappiamo che è una decisione importante e è importante e quindi muoversi per tempo e per tempo capirsi. Ripeto, tante volte è un po' una battuta, ma solo fino a un certo punto il colloquio serve di più allo studente che a noi per valutare. Perché? Perché visto il mestiere che faccio, sono convinta che quello che leggo nel vostro transcript of records, gli esami fatti, i voti che avete conseguito, sono molto informativi delle vostre competenze correnti e quindi della vostra attitudine e possibilità di avere successo in International Economics. Perché alla fine quello che noi vogliamo è che cosa vogliamo fare? Vogliamo ammettere persone che avranno successo in International Economics, cioè il mio obiettivo non è massimizzare le entrate in termini di tasse di bicocca. Okay? Ho 100 candidati, ne prendo 100, il mio problema è risolto e ho massimizzato
tax revenue di bicocca, il fee revenues di bicocca, ok? No, io voglio formare appunto, voglio ammettere persone che hanno possibilità di successo, cioè che riusciranno a portare a termine il loro corso di studi nella durata naturale del corso e con voti alti. È per questo che ci sediamo metaforicamente adesso intorno a un tavolo in occasione del colloquio e cerchiamo di capire se ce la faremo insieme in questa direzione. Come vi dicevo, le prescrizioni sono aperte e andranno fino a settembre. I colloqui ne abbiamo avuti a maggio, ora saranno da giugno a metà settembre. E c'è questa cosa che io chiamo early board assessment, cioè una valutazione preliminare, se voi desiderate, delle vostre competenze. Okay? È chiaro che l'early bird assessment ha senso se i colloqui sono lontani nel tempo, okay? O se una persona ha dubbi particolari, no? Dice: ma caspita, io ho fatto geologia, ma penso che l'economia sia la mia strada. Però, insomma, visto che sul programma c'è scritto è importante avere insegnamenti, avere un corso di studi nell'area delle discipline economiche, forse mi informo, ok? Quindi sostanzialmente direi usate l'early bird assessment, vale a dire scrivere a me, non tanto per sottoporre il vostro caso specifico nelle minuzie che possono magari essere affrontate nel colloquio, ma se avete dei dubbi più, diciamo, di sistema, ok? Come vi dicevo, il colloquio per noi è un momento di orientamento e li facciamo quindi volentieri. Non ci preoccupiamo di avere tanti colloqui, seppure lo studente ancora è indeciso. Per noi è importante incontrare gli studenti che stanno valutando anche seriamente la nostra opzione, nella consapevolezza che è una decisione importante da prendere e quindi che non è, uno non si ferma, diciamo, alla prima opportunità. Per saperne di più, appunto, scrivetemi piergiovanna.natale@unimib.it. Grazie Pier Bene, grazie. Giovanna per questa presentazione chiara e sempre molto, come dire, dettagliata. Qui è arrivata una domanda, quindi magari lo dico anche ai ragazzi, potete scrivere in chat oppure appunto alzare la mano che vi verrà attivato il microfono. Gaia scrive. Che cosa cambia nel fare il colloquio a giugno piuttosto che a settembre? E poi, quanto tempo dopo il colloquio si saprà se si è ammessi oppure no al corso di laurea? Grazie Gaia per la sua domanda. Allora, il colloquio, parto dalla seconda domanda. Se la persona dispone di tutta la documentazione, l'esito del colloquio è comunicato nell'arco di una settimana, 10 giorni, cioè il tempo di riflettere su quello che abbiamo sentito durante il colloquio. Ci sono più. C'è un panel, vale a dire siamo in due o tre a seconda delle occasioni a fare i colloqui, cioè due persone e lo studente, e quindi poi dobbiamo discutere tra di noi e prendere una decisione. Quindi questo è il tempo tecnico che ci serve, diciamo una settimana, 10 giorni al massimo. Questo se abbiamo tutti i dati che entrano nella valutazione. Mi riferisco con questo in particolare alla certificazione linguistica. Se lo studente non ha presentato la certificazione linguistica, come voi potete immaginare per quanto dicevo prima, noi non diamo la valutazione. La nostra valutazione, cioè ammesso o non ammesso, è comunicata soltanto dopo
la presentazione della certificazione linguistica. Quindi, banalmente, ci sono delle persone che hanno fatto il colloquio il 7 maggio, ma non avevano la certificazione linguistica. L'esito del colloquio per queste persone sarà comunicato dopo che avremo visto la certificazione linguistica. Per tutti gli altri, l'esito è stato pubblicato il 17 maggio. Come vedete, hanno ricevuto un'email personale nella settimana tra il 7 e nei giorni tra il 7 e il 17 maggio. E poi sul sito dell'Ateneo è stato pubblicato tutto il 17 maggio. Tranne appunto per le due persone che non hanno il test di lingua. Quando avremo il test di lingua, scioglieremo, diciamo, la nostra riserva. Ecco, un'unica, diciamo, piccola eccezione rispetto a questa regola è se noi siamo sicuri che indipendentemente dalle competenze linguistiche la persona non sarà ammessa. Ok? Se abbiamo questa certezza, lo comunichiamo prima. Perché ovviamente è inutile chiedere a una persona di conseguire un test di lingua se sui fondamentali la decisione è diversa. La differenza tra fare il colloquio a giugno o a settembre? Allora, è chiaro che se stiamo parlando di studenti in corso, le informazioni disponibili a giugno, in linea di massima, possono essere inferiori rispetto alle informazioni disponibili a settembre. Se uno si laurea a luglio, a quel punto ci sarà il voto di laurea. Ci saranno tutti i voti degli esami conseguiti nel secondo semestre del terzo anno, che magari possono essere informativi, ma d'altra parte c'è già tutta una storia pregressa di 2 anni e mezzo di corso di studi, insomma. Magari a giugno c'è già anche una tesina impostata. A settembre, certo, c'è, se volete, un quadro più completo, ma a settembre si rischia. Perché? Perché se a settembre entri, e quello è quello che volevi fare, bene, ma se a settembre non entri, non c'è più altra possibilità di andare altrove. Ok? Il punto fondamentale, se volete, è questo. Fate il colloquio a settembre se vi sentite più tranquilli e sicuri, ma che non sia l'ultima possibilità che avete o l'unica possibilità che avete, perché se non va a buon fine è un disastro. E qui, capite, non lo sto dicendo da coordinatore, no? Lo sto dicendo da persona di una certa età che dice non rischiate inutilmente perché questo è uno snodo. Ok? Se non entrate a settembre, salta un anno. Ok? Quindi tenetevi le opzioni aperte. Perfetto, Ok? molto chiaro. Allora, abbiamo un'altra domanda. Attivo il microfono a Benedetta Lucia. Benedetta, ci sente? Sì, Benedetta? Sì, scusate, ho attivato perfetto. per sbaglio. Sì, bene. Prego la domanda. Volevo chiedere se vi è un termine per presentare la certificazione linguistica. Allora, noi dobbiamo chiudere le ammissioni per il 20 settembre, ok? Il 20 settembre deve esserci la lista degli ammessi, anche perché i corsi cominciano il 1 ottobre, quindi non si può andare oltre. Io posso tenere le posizioni individuali aperte fino al 18 settembre, ok? Mi arriva una certificazione linguistica il 18 settembre, io sono in grado di valutare e entro il 20 settembre di comunicare se la persona è stata ammessa oppure no. Okay? Tenete conto che gli ultimi colloqui mi pare siano fissati per il 14 di settembre. Una certificazione linguistica che arriva il 21 di settembre non viene presa in considerazione. Okay? Cioè io devo il 20 pubblicare la lista degli ammessi, la lista degli ammessi pubblicata il 20 è conclusiva. Tenete conto che la certificazione, la comunicazione dell'esito della certificazione tipicamente avviene in più fasi, cioè a un certo giorno vi arriva un messaggio che dice: caro studente, sul sito trovi l'esito, voi avete delle credenziali con le quali vi siete registrati, entrate e vedete l'esito. Qualche giorno dopo,
in passato erano anche qualche settimana dopo, arriva il documento fisico di certificazione. Allora, per decidere l'ammissione, a me non serve il certificato fisico. Il certificato fisico serve per l'iscrizione, okay? Che deve avvenire entro il 19 ottobre. A me basta ricevere le credenziali. Le vostre credenziali personali per poter accedere al sito dell'ente certificatore e verificare io personalmente l'esito del vostro test. Okay? Poi consegnerete il certificato. Quindi per me l'esito non è il certificato fisico, è la possibilità mia di verificare quanto voi dichiarate. Perfetto. C'è ancora un'altra domanda. Tra i documenti da caricare c'è il CV che si chiede debba essere redatto in inglese oppure può essere presentato anche in italiano? Allora, può essere presentato anche in italiano, è una vostra scelta assoluta. L'unica cosa alla quale vi invito, per piacere, tenetevi alla larga dal CV di modello europeo. Non esiste niente di meno intellegibile di un CV europeo. Okay? Alla fine, scusatemi, la vostra storia personale è fortuna vostra, piuttosto breve, siete giovani. Okay? Per me è importante avere indicazioni di contatto, questo sicuramente, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono, assolutamente. Ma la via, no. Okay? La vostra via di residenza nel CV non mi serve. E mi serve che voi mi mettiate in evidenza quelli che sono i vostri punti di forza. Okay? E se volete anche i vostri limiti. Okay? Però una cosa che sia davvero intellegibile. Molte volte i CV europei sono 5-6 pagine, quando in realtà ne bastano due. Il vostro percorso accademico, magari ad esempio una cosa che serve è la scuola media superiore, il tipo di scuola che avete fatto. Quello sì. E ad esempio, se avete già anche scritto una tesina triennale o se state per scriverla, l'argomento della tesi. Quella è un'informazione utile perché io arrivo con quella al colloquio e magari già mi sono fatta delle domande, cioè è più facile. Normalmente al colloquio chiedo, ok, su che cosa fa la tesina? E incominciamo a parlarne lì. Ma se voi me lo scrivete prima, io magari già qualcosa ho pensato. Okay? In base ai vostri argomenti, non nel senso che ho pensato qualche terribile domanda da porvi su quel tema, ma come dire, ho avuto modo di dire: oh, guarda che tema interessante, o oh, guarda, non sapevo che c'era questa cosa. Ok? Bene, mi sembra che per il momento non ci sono ulteriori stimoli né nella chat né dal vivo. Non so se ci sono altri ragazzi che vogliono appunto intervenire, è ancora possibile. E non so se magari vuoi dare qualche indicazione sulla didattica per l'anno prossimo, ecco, forse è una cosa che può essere interessante questo. Grazie, Caterina, per questo suggerimento. Allora, per parlare di quello che faremo l'anno prossimo, io vorrei dirvi rapidamente che cosa abbiamo fatto quest'anno. Quest'anno, complessivamente, Bicocca e International Economics, noi siamo andati in remoto e sono entrati in classe, quando era possibile farlo, soltanto un quarto degli studenti del primo anno, le matricole. Nella parte finale del mese di maggio stiamo organizzando degli eventi in presenza, anche qui nel rispetto delle norme sul distanziamento e la capacità, diciamo, delle singole aule. Voi direte, ma che cosa triste messa così. In realtà io sono convinta che questa sia stata la scelta giusta,
perché questo ci ha permesso di lavorare con continuità e serenità. Non è stato un stop and go, vieni in aula, fai le cose in un modo, poi fine, tutti a casa, di nuovo collegati in remoto. Anche perché la didattica in remoto è diversa dalla didattica in presenza. Non sono perfetti i sostituti, tutti i nostri docenti si sono impegnati nel disegnare i corsi e il modo di presentare la materia a partire dal mezzo utilizzato, perché eravamo in remoto. Okay? Quando eravamo in remoto, stavamo facendo una cosa che era il meglio che potevamo fare per quel mezzo, non era semplicemente ognuno dietro la scrivania ripetere quello che aveva fatto per nei 20 anni precedenti in aula. Okay? E quindi quella è stata una scelta, secondo me, vincente. E io vedo che è una scelta vincente anche negli esiti degli studenti, negli esiti degli esami. Okay? Che cosa faremo l'anno prossimo? L'anno prossimo non è chiaro quali saranno le condizioni generali nelle quali torneremo a operare. Cercheremo di tornare ad operare in presenza. Se le condizioni generali lo permetteranno, questo è l'auspicio di tutti ed è questo, come dire, l'evento che immaginiamo come più probabile. Contemporaneamente, cercheremo di mantenere aperto il canale della comunicazione in remoto. Perché? Perché sappiamo che nel futuro potrebbero esserci persone che per ragioni legate alle proprie condizioni di salute avranno difficoltà ad essere in presenza. E queste persone devono, o per le proprie condizioni familiari, se non personali di salute, e queste persone devono continuare a poter studiare con la serenità con cui hanno studiato quest'anno. Okay? Quindi noi saremo in presenza, se le condizioni generali del paese lo consentiranno, con le regole che le condizioni generali del paese ci imporranno. E in contemporanea manterremo aperto il canale della comunicazione in remoto. Ecco, io qui mi permetto di dire una cosa. Una quota importante degli studenti di International Economics sono quelli che ai miei tempi si chiamavano fuori sede. Non so se questa parola, questa cosa sembra un po' desueta, cioè studenti che non sono residenti in Lombardia, o meglio, ovviamente. Provenendo da tutto il mondo, perché la classe di International Economics è una classe internazionale, cioè dei 60 studenti dello scorso anno, 10 sono stranieri, dei 45-50 dell'anno precedente, 15 sono stranieri, stranieri nel senso persone residenti prima di cominciare International Economics al di fuori dell'Italia. E quindi dicevo, molti studenti appunto di International Economics, stranieri e non stranieri, non sono residenti in Lombardia o non sono residenti in una distanza percorribile in giornata da Bicocca. E quindi uno avrebbe la tentazione di dire, ok, io sono uno studente fuori sede, se c'è il remoto resto in remoto. Ragazzi, sì e no, nel senso che l'università è tante cose, la prima delle quali, secondo me, è imparare dai propri pari. Noi insegniamo e voi imparate, imparate dagli altri, studiando coi colleghi, condividendo coi colleghi l'esperienza e scambiando idee. E quindi, e questo io credo sia un elemento fondamentale dello stare in università, dell'essere insieme. L'altro elemento fondamentale ed è l'esperienza che ho fatto quest'anno, molte persone, scusate, un certo numero di persone avevano in mente, ok, l'università sarà in remoto, io mi iscrivo e posso lavorare e continuerò a lavorare anche a tempo pieno. Non funziona. Nel senso che abbiamo avuto studenti lavoratori in passato, ma erano persone che consapevolmente si iscrivevano al corso di studi, sapendo che quel
Quello sarebbe stato un impegno altrettanto rilevante quanto il loro impegno lavorativo. Quest'anno è accaduto che qualcuno ha pensato, ok, l'università sarà una cosa che posso fare in più, a margine, ok? Perché? Perché in remoto non devo più andarci fisicamente. Noi monitoriamo la carriera dei singoli studenti, cioè al termine di ogni sessione d'esame io raccolgo gli esiti in ciascun esame per ciascun studente. E ho proprio visto che molti studenti vanno tranquilli e veloci, e ci sono studenti che non sono mai partiti, e sono gli studenti che, come dire, si sono approcciati al corso di studi in questa prospettiva, cioè nella prospettiva di dire ok, è una cosa che adesso posso fare in più. No, no, la magistrale richiede un impegno a tempo pieno, dove a tempo pieno non è nel termine delle ore che vi dedico, ma dove ho la testa. Ok? Grazie per la domanda. Bene, io direi che non ci sono ulteriori curiosità. Vedo che sia la chat che le domande che sono arrivate in questo momento non ce ne sono altre. Quindi, non so, lascio a te come dire, la conclusione Conclusione. esatta dell'evento e per quello che mi riguarda. Saluto tutti i ragazzi che sono presenti e spero di vederli a settembre in giro per le nostre aule. A te, la conclusione allora, Pier Giovanna. Grazie, io mi associo assolutamente a questo augurio e direi che non c'è altro da aggiungere. Qualsiasi domanda abbiate, scrivetemi. E davvero a presto. Arrivederci, ciao.